Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco, stavolta ci siamo entrambi. Esatto, una volta ogni tanto riusciamo a esserci. Bene, e niente, io intanto vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Militare Studi Politeisti e Casella Postale 53 Marostica a Vicenza. E, niente, la trasmissione di oggi naturalmente riguarderà varie questioni generali, però prima di tutto Francesco vi racconterà qualcosa del rito. Sì, beh, logicamente, come sapete, la realtà vicca, la realtà appunto pagana è sempre più diffusa, sempre più consistente, sempre più diversificata. Io saluto tutti quanti i ragazzi, perché proprio erano ragazzi, perché potevano essere, erano tutti i miei figli dal punto di vista anagrafico, con cui ho partecipato alla festa d'estate tenuta appunto sabato scorso. La festa è veramente riuscita, è un posto veramente incantevole, bello, per fortuna c'era anche l'acqua, c'era un bel sole. È stato realizzato da questi ragazzi che sono tutti quanti giovani, che però sono veramente in gamba, con le idee chiare, che si stanno formando logicamente per le loro vie, con le loro idee, con la loro storia, ed è giusto che appunto che le persone facciano l'esperienza, e anche la mia presenza si limita soltanto a celebrare i riti con loro, a chiacchierare, proprio perché il paganesimo, non essendo monolitico e monocorde, è giusto che esistano varie realtà. Poi logicamente sono tutti quanti ragazzi che sentono il bisogno di percorrere una via che sia più vicina anche alla loro età anagrafica e accettano un anziano come me, come loro ospite, come amico con cui partecipare. Era la festa dell'estate, la festa appunto del raccolto, è stata realizzata con un rito diciamo molto lungo, elaborato, e questo gli va dato merito, e questa capacità a questi ragazzi di impegnarsi anche ad elaborare dei riti, a codificarlo, cosa che piacerebbe molto a Claudio. Difatti nella discussione con le ragazze erano d'accordo con me che sarebbe stato meglio un rito più selvaggio, però i ragazzi hanno una visione più vicina a quella di Claudio, che i riti vanno codificati, perciò li hanno scritti, li hanno realizzati completamente, hanno scritto delle belle invocazioni agli dèi, e casomai vedrò di riuscire a recuperare il testo, a renderlo disponibile. E questa realtà di ragazzi appunto che stanno percorrendo con veramente buona capacità la via della vicca del paganesimo, dà la dimostrazione di come il paganesimo possa essere percepito anche in realtà giovanile. E questo è un aspetto importante, un aspetto appunto che ci tengo a far conoscere agli ascoltatori. Logicamente sono ragazzi che non hanno una proiezione pubblica come l'abbiamo noi, sono un attimino più abituati anche in internet a rimanere in forum più o meno che gli garantiscano una tranquillità, anche perché sarebbe brutto che i ragazzi così giovani si dovessero scontrare con l'assurdità, con la mostruosità, con la ferocia, la cattiveria, la malvagità che tutti quanti i cristiani, tutti quanti i monoteisti hanno. Io proprio in questo periodo sono impegnato in vari forum e ho la dimostrazione minuto per minuto di come sia l'ignoranza dei cristiani. Io ho visto discussioni fatte sul nulla con le cose inventate, con le cose dette. Gente che mi contesta le affermazioni di dire che Gesù è un criminale, un mostro. E quando li tiri fuori le citazioni bibliche ancora non ci credono. Quando li vai a proporre i dogmi della fede cristiana, solo loro se ne accorgono e cambiano discorso. Questo perché un cristiano non è mai disposto a discutere, a dibattere delle idee, deve soltanto sottomettere. Meno male che la realtà sta cambiando. E questo è un fatto importante, e un fatto importante anche perché, come sapete, la Federazione Pagana ha sostanzialmente cinque date rituali. Il fatto che ne vengano inserite altre feste pagane nel Veneto, che vengono realizzate, che vengono fatte con continuità, perché questa qui è la quarta che questi ragazzi organizzano soltanto quest'anno, dà la dimostrazione di che sta sviluppando un'aggregazione a livello giovanile, ma anche in altri campi, significativa. E questa trasmissione è la testimonianza di come certe cose vengono dette e di come certe cose vengono fatte. Ma se voi prendete un esempio che molti conosceranno, Wikipedia, ad esempio, che Claudio ha avuto delle discussioni su Wikipedia, è apparsa finalmente, senza la mia collaborazione, io non ci ho messo lo zampino, una bellissima voce documentata sui preti pedofili, sulla violenza della Chiesa Cattolica. È apparsa una voce su Madre Teresa di Calcutta in cui vengono riportate tutte quante le critiche su questa trasmissione che abbiamo fatto.
e nessuno ha contestato. Davvero? Non c'è stata una guerra? Cioè, io non ho seguito la discussione perché questa pagina non so, no, l'ho vista realizzata, nel senso che di conseguenza io l'ho vista come utente e non come collaboratore. Però, beh, chissà che la guerra che hanno fatto con noi gli abbia lasciato molte ferite. Sì, però se voi andate a leggere su Wikipedia tutto quello che noi abbiamo detto in questa trasmissione, delle critiche a Madre Teresa di Calcutta, come cadeva difficile la macellaia dell'India, sono ampiamente riportate, documentate, e nessun cattolico ha avuto la capacità, perché era impossibile. Che strano, io ne ho avuto 60 cattolici, sono organizzati solo per buttare fuori la voce Federazione Pagana, cioè è strano. Io infatti ho dovuto ammettere che, cioè, io in piace essere onesto, ho detto, beh, vedo che finalmente Wikipedia, dopo alcune situazioni del passato, almeno si è dimostrata intelligente nella lettura delle voci. L'unica critica che hanno fatto su alcuni interventi sulla violenza dei preti pedofili è che alcuni commenti erano legati al presente e riportati come fossero un fatto anche del passato. Però la voce anche sulla violenza appunto di preti pedofili è una bella documentazione, insomma almeno qualcosa succede, soprattutto se io poi logicamente quando la scopriranno i cattolici, forse non hanno ancora scoperto, forse aspetteranno tempi migliori, ma ad esempio la voce su Madre Teresa di Calcutta, beh, gliel'hai già detto, da domani sono alla caccia. va bene, grazie. Ok, detto tutto, allora Francesco ha detto le sue cose e adesso devo dirne una io, che chiaramente sono incazzato nero, ma io sono sempre incazzato, come sapete, quando uno vive attraverso le emozioni e si lega al mondo, poi basta una piccola notizia, no? Cioè una notizia che tutti quanti disputerebbero sopra o comunque ignorano, che in realtà dopo queste cose vengono fuori, insomma, cioè la percezione del mondo viene fuori. E la notizia con cui voglio aprire questa trasmissione, quella carrellata che faremo, è il discorso della signora che è stata arrestata a Palermo, accusata di voler rapire un bambino sulla spiaggia. Allora, questa donna di nazionalità rumena, vestita come normalmente vestono i Rom, stava chiedendo semplicemente la carità sulla spiaggia dell'Isola delle Femmine. Gli si è avvicinato un bambino correndo, stava andando sulla strada, semplicemente ha allungato la mano o per evitarlo o per impedirgli di arrivare sulla strada, si è scatenato il finimondo, la zingara rapisce il bambino, una cosa vergognosa ed infame. Questa donna è stata presa, è stata portata in questura, è stata picchiata in questura, e tutto perché chi si è messo ad urlare aveva la prevenzione, era convinto che gli zingari rapiscano i bambini, ed è effettivamente una cosa infame. Questa donna oltretutto è madre di 8 figli, che se ne fa del nono non si sa bene, e un altro bambino è poliomielitico, è quello per cui chiedeva anche la carità, e naturalmente è una cosa infame e veramente squallido, perché io capisco che i reati fatti dalle persone povere, dalle persone emarginate, sono reati schifosi, nel senso che fa schifo il povero che ti porta via il portafoglio, no? Te l'ho portato via proprio a te, oppure il povero che ti sfonda la finestra e ti ruba le cose in casa, magari ti fa anche danno. Fanno schifo questi tipi di reati perché non vediamo quanto fanno schifo gli altri reati. Quando ti mettono le mani sulle pensioni ti stanno rubando la vita, però non c'è la percezione di quanto questo faccia schifo. Quando ti fanno la riforma, cioè ti stanno mettendo le mani sulla vita, e non vediamo quanto questo faccia schifo, però siamo immediatamente pronti a indicare nel poveraccio, che magari tocca anche le nostre tasche, cioè nel senso che ci fa anche un danno personale, siamo sempre pronti a dargli all'untore e a correre al linciaggio. E guarda caso, cioè a questa donna gli fanno questo, e guarda caso che
Oltretutto il GIP ha confermato che l'allarme lanciato da quest'altra donna era dovuto soltanto a miopia culturale, era dovuto proprio a prevenzione razzista nei confronti di questa donna rumena. E guarda caso, questo articolo che viene fuori il 1 agosto, guarda caso che il 30 luglio 2007 risarcimento per la comunità Sinti, Verona, odio razziale, il sindaco condannato a pagare 10.000 euro. Ha dovuto pagare 10.000 euro di risarcimento agli zingari appartenenti all'etnia dei Sinti, offesi dal suo comportamento, comprensivi di spese legali e di un contributo all'opera Nomadi di Roma. Ma il sindaco di Verona, Flavio Tosi, confida comunque nella revisione del processo. No, è un porco. Cioè, Flavio Tosi è un porco, perché ce l'ha sempre con le persone più deboli. Ed è questo tipo di atteggiamento, incapacità di affrontare i più forti, no? Incapacità di affrontare i problemi sociali in maniera coerente, incapacità voler comunque affrontare le cose con la galera, con l'omicidio, con la distruzione degli uomini. Sappiamo che abbiamo problemi, ma è possibile che possiamo pensare soltanto a risolvere questi problemi con i campi di sterminio, con la galera e con la repressione? C'è possibile che ci sia questo nella testa delle persone? Ed è veramente una cosa squallida ed infame. Qui ho finito, Francesco. Beh, Claudio, c'è un'altra notizia che sicuramente pochi appunto hanno letto. E allora, la notizia, logicamente, voi sapete, chi ascolta questa radio sa, che esiste tutta una campagna mondiale delle varie multinazionali a portare via le saggezze, la cultura delle popolazioni antiche, delle popolazioni secondarie, del terzo... Quelle degli aborigeni stai riferendo? No, quella dei pigmei. Ah, vabbè, perché agli aborigeni australiani sta succedendo la stessa cosa. No, no, e dicono che cosa succede? Che sapete la storia dei brevetti in cui le multinazionali vanno a brevettare prodotti naturali? Battaglie grandi se ne stanno facendo in India in questa direzione, in cui le popolazioni che da sempre utilizzano liberamente e con capacità le loro risorse, la loro cultura, la loro civiltà, qualcuno dovrebbe brevettare tutto. E chi ascolta questa radio queste notizie le ha. Ma cosa succede? Esce su una guida di Repubblica all'università una notizia. Dice: perché non vi iscrivete a farmacia? Dice: alla scoperta della medicina dei pigmei. Beh, sarebbe importante, chi ascolta Radio Canal 5, di corso sulla medicina, sui rimedi alternativi, li conosce. Ma su questa guida all'università c'è una cosa interessante che dice: in questo momento stiamo approfondendo lo studio della medicina di pigmei, racconta Gabriele Caccialanza, docente di chimica farmaceutica che coordina la ricerca. Due volte l'anno, grazie alla guida dei padri missionari, andiamo nel sud-est del Camerun, nella foresta tropicale, nei villaggi di pigmei. Ci facciamo raccontare dagli sciamani le loro cure tradizionali basate sulle piante, per scoprire come molto spesso dietro a riti apparentemente magici si nascondono spiegazioni terapeutiche scientifiche. Studiando per esempio l'estratto della corteccia di una pianta, la Bridea grandis, che i pigmei utilizzano contro il mal di denti, abbiamo scoperto in laboratorio una molecola efficace nei confronti dei batteri responsabili della carie. Chiuse virgolette. Allora, qua significa che tutte le cose che vengono dipinte come riti magici, come cose negative, in realtà c'è una conoscenza scientifica che la scienza ufficiale, rovinata e deformata dal monoteismo, non ha. Ma la cosa più interessante è che grazie alla guida dei padri missionari, logicamente poi quando si fanno qualche ripresa per ottenere l'8 per 1000, sicuramente si verrà a dire che i padri missionari vanno a aiutare i popoli, li vanno a sostenere, vanno a aiutare i desiderati. Ma strano che questi padri missionari utilizzano il loro tempo, che dovrebbe essere impegnato per l'evangelizzazione, per accompagnare ricercatori delle multinazionali a prendersi le conoscenze a disposizione di tutti, di chi li vorrebbe comprendere, per darle alle multinazionali. Queste multinazionali fanno dei bilanci, danno dei contributi. Sarebbe interessante sapere quali sono queste multinazionali e se c'è nei loro bilanci qualcosa che è destinato all'8 per 1000 e non solo all'8 per 1000. Ma poi c'è anche una cosa interessante. Sapete che il Vaticano si sta impegnando a certificare dal punto di vista etico i finanziamenti consistenti in tutti quanti i campi. I loro finanziamenti, che vengono chiamati finanziamenti etici, sono condizionati logicamente
a produrre medicinali che non siano incompatibili con la visione cattolica, tipo ad esempio sicuramente il Vaticano non andrà a finanziare o non approverà o non darà la sua valutazione etica giusta verso quelle aziende che producono le pillole tipo la RU486, che è una pillola che non abortiva ma che impedisce che si realizzi l'aborto, o sicuramente quelle aziende che fanno ricerche con le staminali, o sicuramente quelle aziende che producono preservativi. Allora chiediamoci, questi missionari cosa fanno? Fanno opera per i poveri? Assolutamente no. Però questo impegno... Loro così... li creano i poveri. Esatto. E pensate appunto che queste multinazionali non hanno avuto il bisogno di sviluppare una loro squadra di ricercatori, vengono accompagnati dai missionari. Però se c'è un motivo in più per non sostenere i missionari, fra i tanti motivi che si possono avere, gli infiniti motivi, c'è anche questo, che chi dà un contributo ai missionari aiuta le multinazionali a espropriare, a togliere una conoscenza che i pigmei non hanno mai brevettato. E io vorrei ricordare una cosa, che molti anni fa, ancora negli anni 80, chiese i protestanti decisero che i pigmei non dovevano vivere nella foresta e li obbligarono a vivere in casa. Questo successe ad esempio nelle zone dell'Uganda. I pigmei, piuttosto di rinunciare al loro stile di vita, si suicidavano o si lasciavano morire. Allora, o dobbiamo potevano farsi musulmani a sto punto, no? Veramente, sai, già i missionari gli davano fastidio. Fastidio, poi musulmani pure. E allora, c'è da un punto anche da riflettere a questo. I monoteisti e i missionari cattolici in realtà sono in giro soltanto a far danni, soltanto appunto a depredare. E chiedetevi perciò, quando vedrete un nuovo medicinale, se sia frutto della conoscenza dei riti magici di Pigmei o se sia il miracolo di Padre Pio o il miracolo di Gesù Cristo. Strano questi missionari che hanno così tanti santi, così Gesù pronto a fare i miracoli, che hanno tutte le Madonne e che siano costretti ad accompagnare dei ricercatori scientifici presso dei Pigmei, presso dei selvaggi, come dicono loro, che in realtà i selvaggi sono chi va a cercare queste cose. Queste popolazioni così arretrate, così rimaste indietro, che credono ancora nella magia e che in realtà hanno un rapporto con la natura superiore alla conoscenza scientifica. Bene, ma perché? Perché non vendono i miracoli? Perché non si accontentano di vendere l'immagine di Padre Pio? Perché non vendono Madre Teresa di Calcutta o altre cose? No, perché si rendono conto che logicamente quelle cose non funzionano. L'importante è che la gente creda che funzionino. E perciò aggiungiamo fra i tanti motivi di non contribuire alla distruzione del terzo mondo. Perché se noi vogliamo che le popolazioni non si spostino, che non diventino povere, cerchiamo di non contribuire con i missionari che vanno a rovinare tutte le società e tutte le culture. Perché quando i contadini indiani dovranno pagare perché qualcuno ha brevettato i loro lo semi, yoga. No, o la yoga, dove andranno a finire? I soldi non li avranno? Cioè, se ci creiamo il problema dell'immigrazione, se diciamo che le popolazioni non devono essere deportate, sradicate, portate altrove, e poi gli mandiamo i missionari che gli portano via anche la conoscenza che gli è sempre appartenuta, che nessuno mai ha pensato di privatizzare o di renderla economica. Infatti. Perché se voi andate da uno sciamano pigmeo non vi chiederà: ma tu credi nel mio Dio? Non ve lo chiederà mai. Se ha una conoscenza ve la darà. Sono gli unici che vi crederanno: ma credi nel mio Dio, ti sottomette il follo di Gesù, saranno sempre i cristiani o tutti i monoteisti, ebrei, islamici compresi, perché non bisogna dimenticare nessuno. Perciò quando voi vedete le campagne dell'8 per 1000, quando vi dicono che il bravo missionario si rovina la vita, si sacrifica, in realtà si accompagna poi le multinazionali. E ricordate che questa notizia non l'hanno data giustamente nelle informazioni, l'hanno data nelle guide di Repubblica per l'università, per la facoltà di farmacia. Va bene, Francesco, sì. Adesso un altro argomento, sì. Visto che ho un articolo, escono due pagine sulla Repubblica del 1 agosto da un titolo un po' strambo, no? Perché non possiamo non dirci pagani? Non l'ho letto, perciò... I greci, guarda caso, il sottotitolo è "I greci e l'uguaglianza di fronte alla legge". In pratica cosa sta succedendo? Sta succedendo che l'opera di un tale Santo Mazzarino viene ripubblicata dalla Boringhieri.
Che è questo santo Mazzarino? Io non lo conoscevo, sì, ce l'ho il suo libro. Tu ce l'hai? Io ce l'ho. Santo Mazzarino, già nel 1947, guarda caso, spingeva per la Costituzione della Repubblica Italiana. E l'articolo è di tale Lucio Villari, il quale apre l'articolo dicendo questo. Vi tralascio la parte centrale dell'articolo, perché il paganesimo a cui fa riferimento Santo Mazzarino ha una forte connotazione stoica. In realtà negli anni in cui Mazzarino legge e lavora, siamo negli anni 30, negli anni 40, lo stoicismo era quello che, sì, una delle forme più comprensibili col neoplatonismo, che già arriverà un po' dopo, perché è vicino al cristianesimo, cioè il cristiano può passare dal cristianesimo allo stoicismo, passare dal cristianesimo al mito è quasi impossibile, però dal cristianesimo al stoicismo si può passare. Sapete che ci sono dei credi di passaggio, no? Cioè quando uno viene educato in una religione, difficilmente, cioè nel cristianesimo, difficilmente diventerà un pagano politeista. Si può passare dal mito al cristianesimo. Ho conosciuto di recente un ragazzo che frequentava un monaco che era delle SS. Ah sì? Sì, che è passato dal mito. Dal mito al cristianesimo. Quale mito? A questo punto vorrei anche sapere. Vabbè, l'articolo è a firma di Lucio Villari e inizia in questo modo. Una lieve ansia di rientrare in se stessi, il desiderio di qualche terapia intellettuale, di idee chiare e disarmate, di cui si percepisce l'assenza. Forse sono questi stati interni a far parlare di religione e di religiosità e a far sospettare più che l'inquietudine di chi cerca una fede, la stanchezza e la noia del vuoto, perché il cristianesimo è solo vuoto. Una medicina per questi sentimenti potrebbe essere ad esempio un richiamo al perché non possiamo non dirci pagani, al lascito eterno della cultura classica, della storia del mondo antico e persino dell'universo degli dèi, fra virgolette, falsi e bugiardi, anche se quest'ultimi non pare fossero veramente né falsi né bugiardi. Gli dèi non sono dotati di nessuna trascendenza, diceva Marc Auger nel 2005 a un convegno a Rimini sul mondo antico e sul tema antico e presente. Appartengono allo stesso mondo degli uomini e rivestono essenzialmente un ruolo simbolico in senso letterale, mettono in relazione gli uomini tra loro. La fede negli dèi passa attraverso l'accettazione del vivere quotidiano. Ripeto, la fede negli dèi passa attraverso l'accettazione del vivere quotidiano. Era in sostanza un rifarsi alla concretezza storica della mitologia di cui parlava Károly Kereny nel 1955. A proposito dei greci, tesi ribadita l'anno dopo dal filologo e storico Walter Friedrich Otto nel saggio Il mito originario alla luce della simpatia di uomo e mondo, ed anche dalla differenza e opposizione fra la religiosità greca e quella orientale, che si doveva partire per avvertire la contiguità della religione greca col nostro occidente. Attenzione, salto di Paolo in Frasca, sempre di Mazzarino, e sempre in questo articolo la parte finale dice: isonomia è una voce della democrazia greca, che significa uguaglianza di fronte alla legge. La rivoluzione francese l'ha consacrata per sempre fondando l'Occidente moderno. A Mazzarino questo era chiaro, con in più la convinzione illuministica che un'altra differenza c'era nel fatto che mancava ai greci quel fanatismo religioso che per gli orientali, e per orientali qui si intende cristiani, islamici ed ebrei, è simbolo della vita stessa nazionale. Ma c'è un punto sul quale credo si debba riflettere per capire le dimensioni di questo storico straordinario. Mazzarino parlava di travaglio costituzionale della Grecia proprio nell'anno, il 1947, nel quale l'Italia stava elaborando la sua nuova Costituzione. Mazzarino scriveva il suo libro seguendo i lavori dell'Assemblea Costituente, cioè il travaglio costituzionale di un paese che, come la Grecia classica, scopriva
i valori della democrazia. A mio parere il rapporto cui egli era e si è detto particolarmente sensibile tra mondo contemporaneo e mondo classico emerge qui con un grande forza ideale e morale. Solo questa sensibilità storica e politica può separare senza contrapporli l'Oriente e l'Occidente. Ha spiegato con molto stile in sé il senso di questa separazione, dialogo, parlando di un tempo nel quale si formò una cultura che è la nostra e che grosso modo si può dire greca per la politica e orientale per la religione, ma la stessa unità di questa nostra cultura è prova dunque che nell'anima occidentale, nell'anima greca cioè, non c'è chiusa avversione all'Oriente, ma aperta ansia di comprensione e di assimilazione. In pratica, in sostanza, per costruire la Costituzione della Repubblica italiana, ma tutte le repubbliche occidentali, si è dovuto rivolgersi alla Grecia. Per cui se noi oggi spesso facciamo riferimento ai principi della Costituzione, è perché in quei principi noi leggiamo il messaggio degli dei antichi, che è un messaggio di libertà, mentre invece il messaggio del Dio dei cristiani è un messaggio di odio, di distruzione, di morte, di saccheggio. Sempre e sistematicamente di diffamazione, di distruzione di tutto ciò che esiste. Per cui se noi abbiamo un respiro di libertà, un respiro per guardare alla vita, per fondare un futuro, dobbiamo per forza rivolgerci agli dei greci, al di là poi della sensibilità delle singole persone. Sì, beh, sai, c'era sempre stato, anche già Massoni diceva, si possono apprezzare, si possono trovare belli, affascinanti, società o comunità di tutti quanti i tipi, ma se poi parliamo di società, parliamo di Stato e parliamo di qualcosa di più ampio, dobbiamo rifarci per forza di cose alla realtà della Grecia, perché quel modello politico, quella della partecipazione, della possibilità della polis, dell'agora, è qualcosa che appartiene non soltanto a quell'epoca storica, ma è il modello comportamentale, l'archetipo di ogni società. Esatto. E anche tutte quante le antiche società, per quanto piccole fossero, minoritarie, anche se non hanno raggiunto il potere dello Stato, la dimensione di una grande civiltà, tutte quante le piccole comunità avevano sempre un discorso di partecipazione. Esistevano capi, esistevano guerrieri, ma lo erano non perché c'era un'illuminazione del Dio, ma perché avevano dato una prova di energia, di capacità, di intelligenza, di potenza, che tutti quanti riconoscevano, e soprattutto questo non serviva per distruggere, ma soltanto per mantenere la comunità. Ed è quello che le società antiche hanno sempre fatto. È quello che sfugge a Mazzarino, cioè Mazzarino non sfugge, è sbagliato. Mazzarino è figlio del suo tempo, cioè degli anni 30 e degli anni 40, e dopo c'è l'archeologia, cioè l'archeologia negli ultimi 50 anni ha dimostrato ciò che Mazzarino non poteva avere dimostrazione, perché Mazzarino parla di opposizione fra Occidente ed Oriente, inserendo nell'Oriente ebrei, cristiani e musulmani, cioè la visione orientale della vita parla di è la contrapposizione col monoteismo. In realtà oggi come oggi l'archeologia ce lo dice chiaramente: né Babilonia antica, né i Sumeri, né i Caldei, qualcosa se vogliamo tirar fuori dagli Assiri, né tantomeno gli egiziani, che hanno visto come questa potenza faraonica con un faraone dio davanti al quale tutti si mettevano in ginocchio, in realtà non era così. Cioè ci dice che effettivamente ciò che Mazzarino chiama per orientale è soltanto il terrore e l'orrore del cristianesimo, dell'ebraismo e dell'islam, che si oppongono effettivamente a quella che è la visione religiosa, la visione della vita della Grecia. Perché non dimentichiamoci poi che la visione degli dei della Grecia è presa dagli Ettiti, perché la visione della teogonia l'abbiamo ritrovata fra gli Ettiti, l'abbiamo trovata fra i Fenici, l'abbiamo trovata in molte culture che guarda caso sono tutte scannate con i monoteisti. Sì, ma anche le società africane, basta pensare a Sonchina, appunto, anche la Yoruba, gli Yoruba, sì, no? Sì, appunto, cioè avevano un campo mitologico, un pantheon, una modalità che era ben diversa da quella che poi gli vogliono imporre tutti quanti i monoteisti, ma proprio perché il rapporto non era basato tanto su un trascendente, tanto su un dio dominatore o un dio creatore, ma quanto delle divinità che erano onnipresenti ed erano vivevano di fianco in armonia con gli uomini. Cioè gli dei non venivano visto come una realtà che appartenene solo ai cieli, erano divinità che partecipavano alla vita delle persone, delle cose, delle città, delle società,
E di conseguenza erano una cosa che tutti potevano percepire, che non doveva essere raccontata, e se veniva raccontata non era dogma di fede, perché ognuno aveva quella divinità di fianco a sé o davanti a sé e poteva benissimo avere un nuovo racconto, un nuovo rapporto, una nuova situazione. Questo non implicava la fede, non implicava la dominazione, non implicava la mediazione, e perciò a livello mondiale sono sempre sviluppate società libere, società in cui gli elementi basilari non erano tanto il dogma, la fede o la sottomissione, ma era la capacità di partecipare. Solo col monoteismo, solo con i monoteismi, le loro varianti, cristiani, cattolici, ebrei, musulmani, perché ricordiamo sono tutti, subentra questo. Ma l'abbiamo detto, la guerra di distruzione religiosa è una cosa che inventa il monoteismo, perché anche le grandi civiltà che si sono scontrate, che hanno avuto grandi battaglie, riconoscevano negli altri il fatto che fossero degli uomini, che fossero simili a sé, che fossero delle persone che avevano una visione del mondo che era assimilabile o affine a quello che di chi combatteva. Perciò non c'era il bisogno di distruggere i loro templi, i loro dei, la loro cultura, la loro lingua, ma era una cosa che, avendo un'affinità, una sensibilità, lo stesso rapporto con il mondo, poteva benissimo essere fatta propria, poteva essere inglobata, poteva essere utilizzata, poteva fondersi, poteva dare origine a nuove civiltà, a nuove culture. Questo col monoteismo non è possibile, in quanto la verità viene da un profeta, avviene in una certa epoca storica, perché... Come sapete, tutti i miti non danno una connotazione di calendario, non danno una datazione a carbonio 14, dice è successo 1000 anni fa. Questo succede sempre nei miti, di conseguenza il mito non è soltanto un qualcosa che appartiene al passato, che fa regredire o che bisogna risalire, dare un'interpretazione autentica, perché non essendo dogma di fede, ma essendo trasformazione, essendo racconto, essendo parola, essendo persone che lo portano avanti, viene arricchito, viene ampliato, viene diversificato. Non ha bisogno di essere codificato, ma ha bisogno solo di essere raccontato, perché il raccontare fornisce suggestioni. Bene, io ho un'altra cosa, sì? Che avevi già lanciato tu qualche tempo fa. Ti ricordi che la Vergine piange sperma? Sì.